con la sua associazione La Strada, che ha cura di preparare, allestire una visione simulata di quello che può accadere. E c'è una macchina che arriva dall'altra parte. L'altro vedete sta facendo tutta una serie di verifiche, no? È un, si chiama test capochino, giusto? Test a piedi, cioè va a controllare, a tastare tutte le parti del corpo. È stato caricato e adesso viene ospedalizzato. A questo punto la scena passa in mano alla, in questo caso alla polizia locale che immediato appena ci chiamano, il nostro primo compito è quello di cristallizzare la scena, perimetrarla e mettere tutti in sicurezza, primis soccorritori, perché adesso qua siamo in una situazione di calma, stiamo immaginando un incrocio, immaginate di trovarsi in statale per cui c'è molto traffico. Cosa che posso fare è ringraziarvi per essere stati qua questa mattina nonostante il tempo sia stato un po' imprudente. Grazie mille, gli farei anche un applauso. I soccorritori della Croce Rossa se ne sono andati, per cui no, farei anche loro a distanza un applauso. Ringrazio quindi la Regione Lombardia. Adesso poi darò una parola in conclusione all'avvocato Mantica. Ringrazio il dottor Molinari che comunque ci ha lasciato per altri impegni. Ringrazio i docenti. Parola all'avvocato Mantica per la chiusura. E la chiusura è sempre un ringraziamento, soprattutto a tutti voi che siete rimasti qui a vedere questo e a cercare di coglierne un significato. La Regione Lombardia da un lato è l'ufficio scolastico regionale, quindi vi ringrazio e vi salutano. E buon proseguimento, vi ricordo soltanto il dottor Federico è a capo dell'associazione La Strada, che trovate all'interno delle pagine del sito educazionestradalelombardia.it. Grazie. Bene, allora chiudo questa mattinata con rubando una frase all'amico Nico Cereghini, a chi dirà poco, a chi invece alla mia età dirà molto di più. Lui amava chiudere tutti i suoi servizi televisivi con una frase del tipo: casco in testa ben allacciato, luci sempre accese anche di giorno e prudenza. Ciao a tutti!